Boris Brollo, oggi 20 luglio 2022, ore 21 e 30, ci inaugura la mostra Landrone 51. Prego. Sì, buonasera. La mostra che inauguriamo stasera all'Androne 51 qui all'Art Agency, sempre di via Garibaldi 41, è dedicata a Luciano Longo, che è uno scultore e pittore trevigiano. E la mostra è nata perché nel cortile dell'Androne Bozzicco sono due sculture che Luciano Longo aveva preparato nella mostra dedicata a Dante, all'Inferno di Dante. Queste due sculture verranno donate a Space Mazzini, che è la raccolta che abbiamo a Lugugnana, che è con un'ala, quindi una grande raccolta in cui si arricchisce di ulteriori due opere. Detto questo, la mostra che qui possiamo visitare è intitolata Alle Anguane di Porto. Come mi spiegava, e poi così da un approfondimento letterario, le anguane sono personaggi, diciamo, della nostra campagna, che vivono nella campagna, nelle zone acquatiche, e che ricordano un po' le ninfe, le naiadi, ma che sono dell'Olimpo, queste donne semidee, mentre queste qui sono più vicine a Magacirce, quindi sono più legate, diciamo, alla popolanità, sono più legate agli ambienti nostri, agli acquitrini, alle zone di montagna, dove c'è l'acqua, la sorgente, dove c'è il vento che muove le foglie, dove crediamo di vedere figure che ci vengono da proiezioni psichiche profonde del cervelletto e quindi dall'istinto, cioè i fremiti, i turbamenti che noi viviamo in zone magari non limpide, non esposte al sole, ma ombrose, un po' tenebrose, creano perturbamento al nostro animo. Ecco, in quel senso le raffigurazioni che noi diamo sono quelle di donne buone, mezze fate, che accompagnano il pellegrino, che lo ristorano, ma possono essere anche, non dico malefiche, ma in sostanza, come dire, attraenti e quindi portati alla perdizione. E quindi c'è dietro questo suo pensare è anche un elemento angosciante ma anche perturbante, quel profondo che non è conosciuto, che non è a livello, diciamo così, di conoscenza chiara. Ecco perché parlavo di solare. Ecco, questa è un po' la mostra del nostro amico, quindi queste sue donne, questi suoi gruppi, queste sue sculture, mezzo legno, mezzo bronzo, mezza figura e mezza astrazione, denotano proprio e inclinano il versante della vista dell'occhio verso questa posizione mista. E quindi il piacere è anche un piacere che è dell'occhio e un piacere anche della mente. Direi che questa è la sostanza della mostra. Accanto a questo lui ha fatto una serie di paesaggi che ricordano anche questi momenti, per cui la mostra si completa con delle visioni anche di paesaggi naturali nostri, fatti, eseguiti in maniera magari, come si può dire, che può sembrare grezza, basta socchiudere gli occhi come per i quadri impressionisti e abbiamo la visione completa. Ecco, questa sua, come dire, grezzezza viene perché usa un materiale molto particolare. Non usa il colore come è normale, lo usa spatolato ed è un colore mescolato al silicone, quindi una novità dal punto di vista tecnico e quindi anche una peculiarità. Ecco, questa è la mostra. E diciamo così che siamo contenti di ospitarla e di avere qui questo artista per noi molto interessante. Grazie mille.